Ciao ragazzi, sono il vostro coccodrillo Matto700 che vi parla e siamo qui a Genshin Impact con la nuova grafica. Scrivete nei commenti se vi piace con questa grafica qua. Faremo le evocazioni speciali. Siamo qui per fare le evocazioni speciali per il personaggio a 5 stelle Eola. E siamo in compagnia con Fuoco Lunare. Buongiorno a tutti. Eccoci. E andiamo a fare le evocazioni. Perché non ne hai 100 ora? Perché le evocazioni sono 87, ma andrò a comprarle adesso. Quindi premiamo la forza su per andare nel Però non ne hai negozio. abbastanza stelline. No, ma le compriamo con le altre stelline, quelle gratuite. Quindi sì, siamo qua al bazar di Paimon. Eccoci qua. Se acquisterà con queste monetine qua. No, aspetta, con queste monetine qua. No, qua già comprate, con queste monetine qua. Quelle sopra a destra, che ne ho 64. Per una non posso comprarne. Se ne avrei 65 potrei comprarne, invece per una non posso comprarne. Quindi andiamo a acquistarle. Quante devi darne? Tutte? Tutte. Cioè, tutte 12. Quindi andiamo a acquistarle. Acquistati. Bene. Ok, me ne serve ancora una. Andiamo con la prima evocazione a 10 stelle. Aspetta, quindi ora facciamo le spunate, hai detto. Cioè, spunate a 10. E chi è che vogliamo? Perché ha due personaggi esotici. Sì, se è Eola o Klee. Personaggi wow, tutti e due. Quindi se prendo la prima Eola. Se arriverò nel prima a prendere prima, Prima andremo a cosa? provare a prendere Klee. Prima cosa? Prima del 50. Ecco, andiamo con la prima da 10. Siamo viola. Mi sono messo a fare la sfida perché parlavo di fare una sfida. Se prendiamo tanti personaggi fuori Razzo. banner, tanti personaggi fuori banner, se prendiamo tante armi e se prendiamo il personaggio. Esatto, poi mi prendiamo il personaggio. Prendiamo Eula. E per te troveremo tante armi? Sì. Secondo te troveremo tanti personaggi fuori banner? Ma può darsi. Allora, per me sì, perché essendo la tua prima spugnata, sicuramente riesci a prendere il personaggio. Già siamo un personaggio fuori da comune. Lui l'avevo già guadagnato, mi mancava la prima costruzione per avere il suo potere Prendente. speciale, il fendente di ghiaccio alla fine del suo combo. E quindi, wow! Sono contentissimo di averlo preso. Allora, non pensavo di trovare subito il personaggio fuori banner. Anzi, due personaggi in un colpo solo. Sicuramente per me troveremo molte più armi che personaggi. Beh, quello è sempre così. Ma siamo già due personaggi con un'unica spugnata. Sì, capita poco. E secondo me sì, dovresti prendere sia il personaggio che molte armi e pochi personaggi in teoria. Da, come sempre. Bene, andiamo. La prossima. La seconda da 20. La seconda da 10, quindi abbiamo speso 20. Eccoci. Un arco, una spadina. Sì, Ci dovrebbe essere un'arma per te? spadona. Non sarebbe mai una sacrificare. Di nuovo il razzo. Siamo già tre personaggi. Spada del cavalieri. Del sedi. Patto del cecchino. Dovresti essere molto felice, te lo stai portando a costellazione massima. Già, razzo. C'ha un buon personaggio, quindi lo uso spesso e quindi se arriva a costruzione massima è un buon punteggio. Quindi andiamo con la terza spugnata da 10, quindi arriviamo a 30. Il biondino, il personaggio biondino che è del ghiaccio, è... Stai tranquillo, non lo prendiamo perché è un personaggio nuovo.
lui cura tanto. Se, Spadina, spara di Favo News. Siamo a 1 contro 3. Esatto. Se lui cura, l'ho provato nella, nella prova dei personaggi e lui cura. Se Toma, un altro personaggio fuori, fuori evocazione. No, è dentro. È dentro? È dentro. Sicuro? Sicuro. Siamo già a 4 personaggi contro un'arma. Beh, diamo un'occhiata subito. Sì, Toma c'è. Adesso te ne manca solo uno. Esatto, il biondino. È la prima volta che prendevo Toma. Sì. Un personaggio del fuoco con una buona barriera. Bene, andiamo con la quarta spunata, quindi andiamo su 40. Eccoci. Che farai le 9? Un'altra volta Toma. Pensi di fare le singole 9 spunate abbastanza presto o alla fine? Alla fine. Penso. Abbiamo 2 Toma. Quindi vuol dire questa versione 1. Esatto. Perfetto. È la quinta spunata. Cioè la quinta evocazione. Quindi la 50esima. Mi sa che non fai le spunate per l'una e per l'altra. Sì, nel senso decino. Codice di Favo News. Siamo a 2 armi a 5 personaggi. Già. Pensavo molto più armi. Già, siamo stati fortunati per guadagnare così tanti personaggi. Eh sì, 2 Reason, 2 Thomas e... non mi ricordo come si chiama lui. Quello del ghetto. Sì, non col cura però. Perfetto. Andiamo con la sesta, cioè 60. Prenderemo l'esatico? Prenderemo l'esatico? No, non prendiamo l'esatico. Mi sembra un po' diversa. Di nuovo Toma! Siamo a 6 personaggi. Pensa che Toma può... Siamo a 3 armi. Padrone del tempo. Lui ha tutto basato sulla vita. Ti potenzia tantissimo la vita, la percentuale di vita. Quindi ultimo è un personaggio che deve contattare con la vita. Sì. Credo quindi sì. Con un potere che abbia bisogno di vita. Per essere potenziata. Uno che cura usando la vita. Esatto. Però non so se è personaggi con la spadona che hanno bisogno di vita. C'è una soluzione, prendi il martello e fai diventare una spadina e dai con questi novi. Bene, 70. Quindi la settima evocazione. E così neanche questa è d'oro. Vediamo che... Perfetto, Razor c'è! Spada del Cavalieri Secchi. Dei Sedi. Ecco. La Fionda. Massesera dell'Alba. Spadone insanguinato. Manuale di magia. Quindi abbiamo preso Razor! Siamo 7 personaggi a 2 armi. Esatto. Andiamo con la 3 armi. E 6 personaggi, siamo a metà. Già. Andiamo con la 70esima. No, 80esima. Sì. Ottava. Quindi abbiamo consumato 80. Arriva. Sì, adesso arriva. Si sta mettendo troppo. Eccola! Quasi crossava la play. Sì, veramente. Qua ne va kaboom. Ma...
Chi è lo lui? È il Chi è? detective. No, No, ma la dov'è voce che salta salta fuori. fuori? Da Inazuma. Perfetto. Perfetto. Due personaggi fuori banner. Sì, speriamo di prendere Se Eula Eula perché perché se se adesso adesso prendiamo prendiamo Clear, Clear, che che è è dall'altra dall'altra parte, parte. è perfetto, Perfetto, abbiamo abbiamo preso preso Eula, Eula. sì! Perfetto, Perfetto, abbiamo abbiamo preso preso Eula! Eula. Molto 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 contento contento per per questa questa evocazione. evocazione. Ah sì, anche se non ho trovato un personaggio. A A quel quel personaggio personaggio lì lì chissà chissà dov'è dov'è che che salta salta fuori, fuori, ma ma un un personaggio personaggio in in più? più? Ma mi ferivo quel che quello del ghiaccio, devo ancora dartelo. Con la due personaggi fuori banner e quello che nel banner non te l'hanno ancora dato. Esatto, quello biondo non sei. Bene. Quindi adesso fai un parkour di Cree, forse trovare l'ultimo spugnante quello del ghiaccio in quello di Cree. Esatto. Andiamo a comprare la una monetina, penso di avere abbastanza monetine. Dici? Per me sì, quindi andiamo. Ecco, ne abbiamo 20. Bene, Perfettamente. andiamo con Cree. Personaggio del fuoco. Già. Ritornerà Thomas. Speriamo di prendere il personaggio del ghiaccio, se nel ghiaccio non c'era, forse adesso c'è, nel fuoco. È un po' strano il ghiaccio. Raso, c'è di nuovo, benissimo. Spero di avere la costellazione massima. Così abbiamo la costellazione massima, è veramente il top. Mi sa che è una costellazione che ogni tanto è giù un fulmine. Tac Ecco, quindi abbiamo preso C, la costellazione massima sicura. attacca. Mi sa di vedere doppio. Eh sì, perché vedi che è una seconda che è full cristallo. Esatto, e ne prendiamo 5 monetine invece che 2. Quindi questa è la spunata. La costellazione massima. Wow. Esatto. È il tuo primo personaggio, Massimo? Esatto, il mio primo personaggio. Andiamo con l'ultima costellazione. Reison, Reison. Adesso prendiamo il biondo. Dai, prendiamo il biondo. Biondino, dove sei? Però se non mi è fu brava la gattina lì, come si chiama? Diona? Quella sera con la bandiera che ha le orecchie da gatto? È vero che la sua posta devi rimanere nella sua posta, visti lui, visti poi in giro. Sì. Però la sua io l'ho trovata tante volte comoda. Tipo tanti danni. Ciao Razor! Perfetto, quindi abbiamo preso Razor, poi Razor, poi Razor! Abbiamo preso 5 volte Razor, sicuro. Bene, abbiamo fatto tutte le evocazioni che potevamo. E lui non c'era. Esatto, ma te l'avevo detto che lui è impossibile, l'hanno messo da poco, quindi è impossibile guadagnarlo. Non è proprio così poco, ma Invece abbiamo preso lui. Toma! Dopo abbiamo preso Sikanoin Heizu. sono nato Detective Conad. Perché è un detective. Dove combattere da vicino. È un Grazie. pugile. E dopo passiamo al 5 stelle. Eula. Bam! Personaggio da combattimento Esattamente che arma dagli? non saprei ancora, però penso una da critico, però tutto da vedere verrà nel prossimo video. Scusa la domanda, ma nella fase che compri, che è una critico rossa, Esatto, pensi ma di prendere quella? sarà nel prossimo video che si penserà su. Quindi andate a vedere nel prossimo video. Ma no, prima Dedico. non sblocchi Reason. Andiamo a Razor. Eccolo qua. Andiamo a vedere tutte le sue costellazioni. L'avevo da costellazione 2. Andiamo a costellazione 3. Aumenta di 3 il livello di Zanna fulminante e il livello di potenziamento massimo è di 15. Dopo Morso. Quando l'artiglio tonante viene usato,
tenendo premuto, la difesa degli avversari colpiti si ridusse di un 15% per 7 secondi. Passiamo agli artigli affilati. Aumenta di 3 il livello di artiglio tonante, il livello di potenziamento massimo è di 15. Andiamo all'ultima costellazione, la più grande, la più forte, la sesta costellazione, Lupus Fulgurius. Ogni 10 secondi la spada di Razor si carica e l'attacco normale successivo rilascia un fulmine che infligge danni da elettrico. Pari a un 30% dell'attacco di Razor. Quando Razor non sta utilizzando Zanna Fulminante, un fulmine che colpisce un avversario fornisce a Razor un sigillo di elettrico per artiglio tonante. Bene, poi andiamo su Toma. Prima costruzione di Toma, appena preso è tutto. Compagno fedele. Livello costruzione 1. Quando un personaggio protetto da barriera ardente di Toma, escluso Toma, viene attaccato, il TDR di benedizione ardente di Toma del suo Hoi Roi Cremisil si riduce del 3 secondi. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 20 secondi. Attivato. E l'altra costruzione, la durata di Hoi Cremisil aumenta di 3 secondi. In qualche parola, andiamo sotto i suoi talenti. Questa qua, Hoi Cremisil, aumenta di 3 secondi. Poche parole, la durata da 15 arriva a 18. E quindi ho il tempo di 20 secondi. Ho solo 2 secondi di recupero. Vediamo se ho qualche altro personaggio da mettere la costruzione. Costruzione di lei, ma non l'abbiamo presa adesso. E abbiamo preso lui. Potenza di ghiaccio, l'ultimo attacco di una combo d'attacco normale di Konjun rilascia 3 lame di ghiaccio. Ogni lama infligge a tutti gli avversari al suo percorso danni da ghiaccio pari al 50% dell'attacco di Konjun. Perfetto, ho ancora costruzioni di quelle vecchie da inserire, ma devo dire che Razor è arrivato a costruzione massima. Quindi, se vi è piaciuto il video, mettete un bel pollicione in su. Se volete vedere la costruzione degli altri personaggi, scrivetelo nei commenti. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Scrivete se vi è piaciuta la modifica della grafica. E andate a vedere com'è che andrò a equipaggiare Eula. Con quali artefatti e quali armi. Scrivete nei commenti, così se volete vi scrivo il titolo del video quando lo farò. E ciao ciao, al prossimo video. Ciao.